ho la voce alta, forse si sente comunque. Sì, volevo ringraziare l'Ateneo per l'organizzazione di questa giornata sulle cellule staminali e Sergio per avermi invitato a condividere con voi questo studio che rispetto ai lavori che abbiamo visto del Centro di Medicina Rigenerativa è molto embrionale, nel senso che è ancora molto a livello di ricerca di base, non ancora nemmeno a una prima fase applicativa. Però volevo condividere con voi un pochino come stiamo studiando queste cellule staminali della retina e come stiamo pensando di differenziarle in epitelio pigmentato. La mia presentazione la dividerò più o meno in due parti, una parte in cui parlerò con voi, vi presenterò le caratteristiche dell'epitelio pigmentato e quindi tutti gli aspetti molecolari e morfologici su cui ci basiamo per caratterizzare poi il differenziamento in vitro e patologie che sono correlate a difetti nell'epitelio pigmentato. Inizio appunto dalle patologie. E ci sono varie patologie che coinvolgono l'epitelio pigmentato, patologie che sono di tipo multifattoriale, quindi hanno delle componenti genetiche ma anche ambientali e di abitudini del paziente, come la degenerazione maculare senile, che ovviamente fra queste patologie qui rappresentate è quella più comune, più frequente. È caratterizzata proprio da perdita di funzionalità dell'epitelio pigmentato e degenerazione dell'epitelio pigmentato, con alcuni casi con neovascolarizzazione. La perdita dell'epitelio pigmentato poi porta alla perdita dei neuroni, della retina. Qui sono rappresentati con i bastoncelli, che sono i neuroni sensitivi che ci permettono la visione. E quindi cecità, che colpisce la parte centrale, come dice la parola macula. Noi abbiamo una regione nella nostra retina di massima acuità visiva, dove facciamo cadere effettivamente l'immagine, e focalizziamo attraverso le diverse lenti l'immagine sulla retina, che si chiama appunto macula. Questa è la regione che per prima subisce la degenerazione. Una malattia invece più rara è la maculopatia di Stargardt, e questa è una malattia prettamente genetica, rara. Anch'essa colpisce la regione maculare. Il gene coinvolto è espresso nel fotorecettore, ciò nonostante causa il deposito nelle cellule dell'epitelio pigmentato di lipofucsina, perdita di funzionalità e degenerazione sempre dell'epitelio pigmentato. Qui ho rappresentato anche l'albinismo, in quanto storicamente io ho lavorato molto nell'albinismo e è caratterizzato appunto da perdita della pigmentazione. Adesso vi presenterò le caratteristiche dell'epitelio pigmentato. Una caratteristica è proprio essere pigmentato, e la mancata pigmentazione dell'epitelio pigmentato causa dei difetti di sviluppo dell'occhio. Non si forma la fovea, quindi la regione centrale della macula, quindi abbiamo ipoplasia della fovea e quindi gli albini effettivamente hanno una visione molto ridotta. Inoltre ci sono difetti del nervo ottico e quindi non hanno una visione tridimensionale. Quindi il grosso difetto degli albini non è tanto la pelle bianca, ma soprattutto problemi di vista. Dicevo, vi voglio parlare un pochino delle caratteristiche di questo epitelio. È un epitelio di origine neuroectodermica, quindi deriva da una estroflessione del cervello, e a differenza un po' degli epiteli di cui abbiamo parlato questa mattina. È monostratificato, qui rappresentato, con una forte baso apicalità, e quindi è molto polarizzato. Presenta nella parte apicale una regione caratterizzata da microvilli, poggia su quella che si chiama membrana di Brooks, che comprende anche la lamina basale.
La polarizzazione caratterizzata anche dalla distribuzione polarizzata degli organelli all'interno della cellula, il nucleo nella parte più basale insieme ai mitocondri, qui questi pallini neri che ho disegnato sono i melanosomi, quindi gli organelli che raccolgono dove si trova la pigmentazione, che invece si presentano più verso la parte apicale. È poi caratterizzato da giunzioni, giunzioni aderenti, gap junction per la comunicazione cellula-cellula, ma soprattutto tight junction, perché una delle funzioni dell'epitelio pigmentato è quella di formare la barriera ematoretinica, quindi soprattutto la parte esterna della barriera ematoretinica. E quindi questa è una delle funzioni importanti svolte dall'epitelio pigmentato, quindi controllare la formazione delle tight junction in un tessuto in vitro è una delle cose che stiamo facendo e cercando di caratterizzare per assicurarci che il tessuto sia, possa essere funzionale. Altre funzioni dell'epitelio pigmentato che qui ho di nuovo schematizzato, e ne parlo perché poi farò vedere alcune immagini con cui abbiamo caratterizzato l'espressione di alcune di queste molecole che caratterizzano la funzione dell'epitelio pigmentato. Una delle funzioni molto importanti dell'epitelio pigmentato è la fagocitosi di qui li chiamo POS, cioè photoreceptor outer segment, i segmenti esterni dei fotorecettori. Noi ogni mattina con un ritmo circadiano, per tornare al ritmo circadiano. ricambiamo la parte apicale dei nostri fotorecettori. Infatti il fotorecettore come neurone sensitivo riceve la luce e le sue molecole, quindi le proteine e anche i lipidi, vengono altamente ossidati. Quindi li dobbiamo ricambiare. Ogni mattina quindi dobbiamo ricambiare la parte apicale e questa è una funzione svolta dall'epitelio pigmentato. E infatti mutazioni in alcuni di questi geni portano a degenerazione retinica e quindi cecità. Coinvolto in questa funzione sono l'integrina, l'alfa 5 beta 5 integrina, che è deputata al legame, a legare il segmento esterno del fotorecettore, ma l'internalizzazione del fagosoma è mediato poi da questa tirosinchinasi che viene fosforilata attraverso le focal adhesion kinase e permette quindi l'internalizzazione del fagosoma. Un'altra funzione importante è quella del ciclo visivo e nel riciclo del retinale. E il nostro pigmento visivo, la rodopsina, è composta da una componente proteica, l'opsina, e dal retinale in forma 11cis. Quando il fotone colpisce il retinale, questo isomerizza in oltrans e dovrà essere riciclato per generare nuovo pigmento visivo. Il riciclo, di nuovo, è mediato e la isomerizzazione è mediato da enzimi presenti nell'epitelio pigmentato. Quindi il retinale viene trasferito attraverso proteine appropriate per trasferirlo dal fotorecettore all'epitelio pigmentato, in particolar modo vi mostrerò l'espressione di CRALBP, e enzimi per l'isomerizzazione, l'isomerasi RPE65, mutazioni sono a carico di nuovo degenerazioni retiniche, e la RAT, e poi il riciclo. Dicevo che compone la barriera ematoretinica e infatti controlla il passaggio, il passaggio di ioni e di acqua attraverso appunto questa cellula. Abbiamo quindi una distribuzione polarizzata di alcuni canali, in particolar modo vi metto in evidenza questa sodio-potassio atipiasi che si trova nella zona apicale e presenterò alcuni di questi canali, un canale che si chiama bestrophin che si trova nella regione basolaterale. E se c'era in modo sempre polarizzato verso la parte apicale il pigment epithelial derived factor, quindi un fattore trofico, e nella parte invece basale il VEGF. Infine qui è rappresentata la melanogenesi, quindi è importante, come dicevo, la funzione di produzione di pigmento, in quanto mancanza di pigmento porta a difetti nello sviluppo dell'occhio e ovviamente anche problemi visivi dovuti alla mancanza di pigmento nella parte posteriore dell'occhio.
Prima di presentare i nostri dati su come differenziamo l'epitelio pigmentato in vitro, volevo presentare brevemente qual è lo stato dell'arte un po' del trapianto di epitelio pigmentato. Per prima cosa volevo discutere con voi alcuni aspetti tecnici e clinici che devono essere presi in considerazione se si vuole pensare al trapianto di epitelio pigmentato in questi casi, in queste patologie in cui abbiamo la perdita di questo tessuto. In primo luogo c'è una forte discussione se la procedura chirurgica deve richiedere cellule in sospensione, quindi se sia meglio il trapianto di cellule in sospensione o in forma di tessuto, quindi preparato già in vitro, un po' come ci ha presentato la professoressa Pellegrini per la cornea, loro la preparano in vitro e poi la trapiantano. Ovviamente le due procedure comunque prevedono il trapianto nella regione che viene chiamata sottoretinica, cioè tra la retina nervosa e l'epitelio pigmentato, quindi in una regione molto molto piccola che gli oculisti riescono a cui gli oculisti in realtà però riescono ad accedere. Quante cellule abbiamo bisogno per questi trapianti? Una macula è composta da circa un 40.000-60.000 cellule di epitelio pigmentato e quindi anche qui quando noi espandiamo le cellule in vitro, generiamo questi tessuti in vitro, dobbiamo sempre tenere in considerazione la quantità di cellule che riusciamo ad ottenere per questi trattamenti. Risposta immunitaria che può conseguire, l'occhio normalmente è considerato un organo privilegiato perché appunto protetto dalla barriera ematoretinica, ciò nonostante quando l'epitelio pigmentato è danneggiato una parte della barriera ematoretinica viene compromessa e quindi deve essere presa in considerazione. Aspetti etici perché come vi farò vedere i primi trial clinici stanno iniziando con l'utilizzo di cellule embrionali staminali. E di cui abbiamo discusso già precedentemente i problemi etici legati a queste. Per quanto riguarda la discussione fra trapianto di cellule in sospensione in formato di tessuto, come tessuto generato in vitro, esperimenti sono stati fatti nel coniglio in cui hanno comparato il trapianto di cellule quindi introdotte nell'animale in formato di cellule in sospensione o come tessuto, e si è visto che le cellule in sospensione hanno una limitata capacità di attaccarsi, quindi aderire e integrarsi, soprattutto quando siamo in presenza di una membrana di Brooks patologica e quindi in condizioni in cui dovremmo intervenire in effetti per, se vogliamo pensare, una medicina rigenerativa. Invece sembra più promettente il trapianto in forma di monolayer di tessuto, anche perché è importante, come vi ho fatto vedere, la ricostruzione della polarità dell'epitelio pigmentato, perché le sue funzioni sono legate altamente alla polarità di queste cellule. Ciononostante i primi clinical trial, fase 1 e fase 2, che sono iniziati nel 2011 negli Stati Uniti, si sono basati su un trapianto di cellule in sospensione. Hanno trapiantato una linea cellulare di epitelio pigmentato, che ha questa sigla, generata tutta da Advanced Cell Technology, in formato di cellule in sospensione. E hanno trapiantato pazienti con maculopatia di Stargardt o forme di degenerazione maculare senili. Abbiamo i primi risultati attualmente risultati di questo primo trial clinico. È iniziato più recentemente invece un trapianto autologo con l'utilizzo di cellule induced pluripotent stem cells di cui abbiamo parlato appunto recentemente, quindi riprogrammate in vitro e differenziate in epitelio pigmentato sempre per il trattamento di maculopatie senili. I risultati per ora del clinical trial americano con l'utilizzo di cellule embrionali staminali ha mostrato che, appunto, dicevo, hanno usato sospensioni di cellule,
hanno confermato che il trattamento è sicuro, ma l'efficacia è ancora under review, quindi non è ancora stata confermata l'efficacia di questo tipo di trapianto. E come dicevo, continuano a esserci discussioni sugli aspetti etici nell'utilizzo di cellule embrionali staminali. Quindi noi ci siamo rivolti invece a un altro tessuto per l'origine dell'epitelio pigmentato, e abbiamo sviluppato un protocollo per il differenziamento di epitelio pigmentato da cellule staminali della retina adulta. Nel 2000 due laboratori, uno canadese e uno americano, avevano individuato una nicchia di cellule staminali nell'occhio nel margine ciliare e avevano dimostrato che circa una su 100 delle cellule dissezionate da questa regione è in grado di formare neurosfere in vitro pigmentate, e queste neurosfere sono in grado di essere indotte al differenziamento in diversi tipi neuronali della retina. Noi, partendo da queste cellule, abbiamo anche noi sviluppato protocolli per il differenziamento di fotorecettori. Oggi vi parlerò invece dei protocolli che abbiamo sviluppato per differenziare l'epitelio pigmentato. La procedura è relativamente semplice, si può dissezionare facilmente il corpo ciliare, che è questa regione più periferica pigmentata e plicata, da cui partono i legamenti che tengono in posizione il cristallino. Queste cellule possono essere appunto dissezionate meccanicamente ed enzimaticamente, fatte crescere a concentrazioni molto basse per formare cloni di cellule flottanti che vengono appunto chiamate neurosfere. Queste cellule vengono coltivate solo in presenza di fattori di crescita, non c'è siero, solo FGF ed EGF per le cellule umane. Queste cellule possono essere, con appropriati protocolli, indotte al differenziamento. Scusate, sono tornata indietro. Il protocollo che usiamo per differenziare l'epitelio pigmentato si basa sulla piastratura delle cellule della neurosfera. Per l'uomo in realtà disgreghiamo la neurosfera mediante trattamento enzimatico e facciamo crescere le cellule, permettiamo la proliferazione sempre in terreno ricco in fattori di crescita. Poi, come all'inizio, le cellule tendono a perdere un po' la pigmentazione, e come vedete dopo 7 giorni, questo è l'esempio nel topo, poi vi farò vedere immagini di tessuto umano, sono in grado di formare un epitelio pigmentato. Qui faccio vedere come dopo 8 giorni di coltura le cellule tendono a spegnere i geni caratteristici dei progenitori retinici. La barra nera rappresenta l'espressione nelle cellule dopo differenziamento, in cui si abbassa l'espressione di NANOG, NESTING o CT34, geni legati alla staminalità e ai progenitori. Non si attivano in queste condizioni l'espressione di geni caratteristici dei neuroni della retina, quindi la rodopsina, PAX6 e così via. Queste sono immagini derivate dal differenziamento di cellule umane. Abbiamo questo stesso protocollo, l'abbiamo trasferito biopsie ottenute post mortem da individui da esseri umani, e sono tutti questi normalmente quelli che arrivano. Il tessuto che ci viene fornito sono tutte persone abbastanza anziane, abbiamo ricevuto sui 70-80 anni, comunque riusciamo a ottenere neurosfere da questi corpi ciliari. Dopo aver prelevato la cornea, fondamentalmente l'oculista, per il trapianto, può poi dissezionare il tessuto sottostante facilmente. Questa è la procedura, e noi prendiamo appunto questo tessuto, prepariamo neurosfere e induciamo il differenziamento. Si ottengono delle regioni di tessuto con alta pigmentazione, anche pigmentazione anche migliore rispetto a quella ottenuta nel topo. Questa è la neurosfera umana e questo è il differenziamento. Abbiamo notato, prima cosa che siamo andati a valutare era che con il differenziamento si bloccasse la proliferazione,
E abbiamo visto che dopo 14 giorni, mediante marcatura con bromodesossioridina, la proliferazione si abbassa notevolmente, quasi nulla dopo 21 giorni in vitro, e le uniche cellule che si notano sono nella parte più periferica di questo tessuto. Poi abbiamo voluto valutare se questo epitelio pigmentato esprimesse marcatori della pigmentazione tipici dell'epitelio pigmentato e non dei melanociti della cute, per esempio, cioè melanociti derivazione della cresta neurale. E questo Microphthalmia Transcription Factor è un master gene delle cellule pigmentate, fattore di trascrizione presente in varie isoforme. La forma M caratteristica dei melanociti della cute, la forma A e H invece dell'epitelio pigmentato. Quando abbiamo valutato mediante PCR l'espressione delle diverse isoforme, nella neurosfera sono presenti tutte le diverse isoforme. Durante il differenziamento perdiamo l'espressione della isoforma tipica dei melanociti della cute e attiviamo l'espressione invece delle isoforme tipiche dell'epitelio pigmentato. Poi abbiamo voluto valutare presenza anche della proteina MITF, si può vedere, forse si vede meglio qui, meglio nel tessuto umano che in verde, in cui potete vedere la localizzazione nucleare di questo fattore di trascrizione. In rosso forse riuscite a vedere le tight junction che sono state marcate con ZO1, presenti sia nel tessuto di derivazione murina che nel tessuto umano. Questi sono gli enzimi che servono per la biosintesi della melanina, quindi per la pigmentazione. RPE65, vi avevo parlato, è l'enzima per la isomerizzazione del retinale, presente sia per immunofluorescenza che per Western blot, e abbiamo cercato di valutare l'espressione di vari geni coinvolti anche nell'albinismo e necessari per la pigmentazione. Qui sarà difficile vederlo, però abbiamo valutato la polarizzazione di queste cellule, andando a vedere la distribuzione mediante confocale di diverse molecole. In primo luogo abbiamo guardato la localizzazione apicale della sodio-potassio-ATPasi e di Ezrin, che è una proteina del citoscheletro sempre apicale, e la RAT invece è al centro della cellula. Queste sono immagini delle cellule viste dall'alto, quello che dobbiamo guardare sono invece le cellule, la sezione Z al confocale, in blu è il nucleo, sopra il nucleo vediamo in rosso, forse riuscite a vederlo, l'espressione della sodio-potassio-ATPase e Ezrin, e invece la RAT è nella parte più centrale. Forse più visibile qui la ricostruzione tridimensionale che abbiamo fatto proprio grazie al centro grandi strumenti che il magnifico rettore ha menzionato poco fa. Abbiamo potuto, mediante confocale, ricostruire, se vedete, i nuclei qui in basso e la beta 5 integrina che normalmente è presente sui microvilli, al di sopra dei nuclei. Bestrofin è uno dei canali presenti nella parte basale, al di sotto dei nuclei, confermando che il tessuto che otteniamo in vitro è polarizzato. Abbiamo valutato la funzionalità, quindi la capacità. Ok, perfetto, perché ho altre due slide, quindi giusta, giusta. La funzionalità di questo epitelio ottenuto in vitro, e quindi abbiamo fornito segmenti esterni, quindi derivati da fotorecettori di retina porcina. Marcati con fluorescina, quindi dove vedete verde, questi sono segmenti esterni, e abbiamo valutato la capacità di fagocitare di queste cellule ottenute in vitro. E se guardate, vi focalizzate sui pannelli sulla vostra destra, potete vedere che c'è, dopo 30 minuti di esposizione ai segmenti esterni, con localizzazione con la beta 5 integrina che avevo accennato e coinvolta nel legame dei segmenti esterni dei fotorecettori, e se aspettate poi un'ora, vedete che poi il segmento esterno viene internalizzato e vedete la colocalizzazione con questo recettore tirosin chinasico MERTK. E la internalizzazione, quindi, si vede come procede, aumenta con il tempo di esposizione ai segmenti esterni, ma soprattutto anche col tempo di differenziamento in vitro.
Infine, microscopia elettronica a trasmissione ci ha permesso di caratterizzare la pigmentazione, e quindi i melanosomi, che vedete sono così allungati, tipici dell'epitelio pigmentato, si presentano allungati, e dove abbiamo potuto caratterizzare i diversi stadi di maturazione. Quindi per riassumere, ho presentato l'epitelio pigmentato come un epitelio che sta iniziando ad essere di grosso interesse per la medicina rigenerativa. Ci sono i primi clinical trials che si stanno avviando in diversi centri nel mondo, utilizzando soprattutto cellule embrionali staminali. E vi ho fatto vedere come noi invece stiamo lavorando nel differenziamento di un tessuto derivato da un tessuto adulto, da cellule staminali da tessuto adulto, che possono essere ottenute da post mortem, quindi di facile reperibilità, e vi ho fatto vedere come il tessuto si presenta polarizzato, forma tight junction, ha capacità di fagocitotica e quindi ovviamente dovrà essere caratterizzato in maggior dettaglio, ma soprattutto quello che è di nostro interesse è individuare una matrice su cui farlo crescere, di quello di cui ha parlato la professoressa Pellegrini precedentemente, perché poter riprodurre una membrana di Brooks potrà essere un aspetto fondamentale per poi pensare a un vero trapianto. E concludo facendo vedere le persone che hanno lavorato su questo lavoro. La parte sul topo è stata condotta da Claudia Ruta, mentre tutti gli studi sul tessuto umano da Evelina Bertolotti, collaboratori e le mie funding agents. Okay.